Ah, cos'è quello schifo? Bentornati amici, ciao! Ciao! Allora, parto col dire che questo video abbiamo provato a registrarlo un bel po' di volte, tipo l'altro ieri, solo che erano le 9, no, che era le 11, che non mi ricordo, era tardissimo, eravamo stanchi, abbiamo fatto un casino assurdo per niente. Allora, dobbiamo trovare i diari in mezzo a tutto questo? Eccoli lì! Dove? Eccoli lì! Sono lì! Ah! Aspetta! No, non riesco a farlo. Faccio schifo, questo dovrebbe essere un cane. Un giorno io vidi un bambino. Sembri solamente un vecchio di m***a. Quel cantiere mi piace. Il problema è che io la mia età avrei fatto di meglio. Ve lo posso assicurare. Stranzi. Sono solamente le 10:40. Si fa mi sboccia. Dai, no! Dai, ma... Vedete? Questa è una faccia da culo. Dovuta alla stanchezza. Questo fa schifo. Schifo? Bello! Cosa stai facendo? Azuka! Abbiamo pensato che i video li registriamo quando... Ma che? Di giorno, eh? Trucchettino, se volete cominciare a far video, registrateli di giorno. Dal titolo, dalla thumbnail, sapete tutto quanto. Oggi guarderemo nuovamente, e per l'ultima volta questa volta. Sì, ultima volta. I nostri vecchi diari di scuola. Direi di non cianciare le bande e non... No, no! Ancora non hai imparato. Cosa? Dovete lasciare un mi piace. Ah, sì, è vero. Io ho queste cose da... Attivate la campanellina, comunque, che non si sa mai di sti tempi. Non ci sono più le mezze stagioni. Ah, il follower della settimana. Ah, giusto. Prendi il telefono mobile. Per chi non lo sapesse, io e David salutiamo un follower, ovvero una persona che ci segue su Instagram, su entrambi i nostri profili. Grazie per aver dato la definizione di follower. Definizione scientifica. Scegli a caso, non guardare. Ok. Giulia Tuzzi. Brava Giulia Tuzzi, complimenti. Brava, complimenti. Allora, io qua ho due diari, rispettivamente quello di seconda e di terza media. Io direi di andare in senso anticronologico. Anzi, cronologico. Cosa sto dicendo? Prendiamo quello di seconda media. Comunque, guardate, adesso abbiamo un treppiede. Cioè, ci rendiamo conto? Siamo ricchi! Ok, come potete vedere, il mio diario è stato azzannato da un leone. Carta d'identità, nome Frederick. Cognome Alessandrini. E fin qua. Nickname Zeffer. Zeffer. Bella. Sta per... Allora, io quando ero bambino... Non ce ne frega niente. Ok. 5 cose che odio. Oh, lei faceva già le top 5. Sì, faceva già le top 5 di seconda media. 1. Quando il telefono si blocca. 2. Quando il PC si blocca. 3. Quando mia mamma pensa di saper tutto. Hai capito? Dissing. 4. Quando mi tradiscono. Era un brutto periodo, evidentemente. 5. Assenza di cibo. Beh, assenza di cibo è ingiustificabile. 5 cose che amo. I miei amici. Vi amo tutti. Vi amo. Ti sfido ad andare da un tuo amico. Ti amo. 2. Il mio cell. 3. Il mio PC. Ma che cazzo. Quando non si blocca. 4. La mia famiglia. 5. Il cibo. Io in 5 aggettivi. Simpatico. 2. Enigmatico. Cosa vuol dire enigmatico? Questo vuol dire non sai. Che c***o sai? Esatto. 3. Forzuto. 4. Pazzoide. 5. Intelligente. Intelligente. C'è scritto intelligente. No, è un intelligente. È un misto fra elegante e intelligente, genio. È un doppio complimento. Oh, che intelligente che sei stasera. Un altro omino. Scusa. Ah, è lo stesso, solo che l'hai fatto ricalcato. Fallo veloce. Davanti e indietro. Ok, una Pensavo facesse qualche effetto figo. Cosa sono questi segni? Ah, ero io che provavo a inventarmi una firma. Alla fine ho scoperto che assomigliava a un c***o. Ma l'ho cambiata. E adesso qual è la tua firma? Mi serve una penna. Non siamo dotati, non siamo così ricchi. Ok, compleanno Silvano. Grande Silvano! Chi è Silvano? Boh. È nascosto, ma c'è.
è nascosto, ma c'è. Vabbè, è uno di loro. Tu ti divertivi a fare il campo e non giocare. Non avevo capito bene come funziona. Non lo so. Questa è la battaglia navale versione Frederick. Morti, esplosioni, mutilazioni. Sì. Non mi sorprende la cosa. Cos'è quello schifo? Non lo so. Perfetto. Prendiamo un mio diario adesso. 2014 era la quarta liceo. Cominciamo. Allora, cos'è questo? Con un mio gruppo di amici avevamo creato una gang. Il nome di questa gang incuteva terrore a tutta la scuola, chiaramente. Il nome era gli schiaccia m***a. Ma tu nei tuoi diari la m***a c'entra sempre. Questo qui era il nostro tesserino di riconoscimento. Come vedete, qua nell'angolo in alto a destra c'era un piede che schiaccia una m***a. Leggiamo le caratteristiche. Esatto, la caratteristica. Caratteristica. Nome, Alet. Altezza, variabile. Poi, info, sexy. Credo che non c'è bisogno di spiegare certe banalità. Forza, 10%. La forza non è la mia forza. Ability. Sangue. Sangue. La mia abilità è il sangue. Buongiorno, se hai bisogno chiedi pure. Che sexy. Ma guarda, se li filmi... Fermo. Se li filmi da sotto. Madonna, che brutto. È ancora più brutto. Madonna mia. Così dici, c***o che brutto. C***o che brutto. Minchia power interroga in storia. Minchia power interroga in storia. Sdrogo su come? Mamma mia, questa me la ricordo. La mia prof di informatica mi ha chiesto di fare una lezione di informatica in quarta liceo su come ci si iscrive su YouTube e come si caricano i video. Beh, chiaramente è un argomento di quarta liceo di informatica. E beh, Sistina, cappella. Vai Mickey. Grande Mickey. Che cazzo è Michelangelo? Passiamo al prossimo diario. Sì! Terza media. Bello, basta. Questa è la raccolta Piselli. Sì. Ma quanto mi sono evoluto. Che artista. Guarda che... Cioè, che artista. Ma me lo dico pure da solo. E abbiamo finito tutti i miei diari. Questo è il mio diario di terza liceo. Partiamo con l'invenzione del secolo. Adesso non sta più su perché è rimasto troppo figato. Ma questo una volta era un canestro. Lo mettevamo così, questo stava su e giocavamo a basket con le palline. L'invenzione del secolo, ingegneria pura, signori. Nome, Ermino. Cognome, Ottone. Nickname, Erminio Ottone. Perfetto, si è sfaldato. Sì, bello sto diario. Sì, grazie, grazie. Ho trovato altre tre cose in questa scatola. Non è niente, non è niente. Christian Vieri è gay. Cos'è sta cosa? Non ne ho idea. Christian Vieri è gay. Christian Vieri, a quanto pare l'avete sentito qui al telegiornale più sicuro della storia. E noi ci vediamo. Basta. Ci vediamo settimana prossima. Grandi raga, grandi.